la cosa che mi preme di più è il mio presente. È la partita che andiamo a affrontare con il Novara. Dopo una settimana è una partita, credo abbiamo fatto una buona prestazione, un grande risultato contro una squadra costruita per vincere e nella emergenza che eravamo e che ancora siamo. Mi auguro che questo sia uno step importante per noi, perché dobbiamo cambiare nelle difficoltà anche che abbiamo ancora emergenza, il trend fuori casa. Affrontiamo una squadra arrabbiata, perché so cosa vuol dire perdere il derby con la Provercelli, una squadra che vorrà riscattarsi in casa davanti al proprio pubblico, però noi dobbiamo tenere alta l'attenzione, la concentrazione e lo spirito che ho visto sabato con lo Spezia. Mi fa piacere ritornare a Novara, dove ho lasciato un buon ricordo. Mi auguro che possa lasciare lo stesso ricordo ad Avellino, prima da uomo e poi da allenatore, come ho fatto a Terni e a Novara. Mister, a proposito di attenzione e concentrazione, quella vista appunto contro lo Spezia, contro la squadra ligure c'è stata questa brillantissima prestazione dell'Avellino, anche e soprattutto in ragione di un ottimo non possesso palla, che in realtà poi è stato il segreto del successo. Contro il Novara, contro una squadra assetata di punti, insomma, sarà oltremodo importante questa fase fondamentale per una squadra che in Serie B vuole fare punti. Ma soprattutto la compattezza, l'equilibrio, lo spirito che ci ha contraddistinto nella partita con lo Spezia sarà fondamentale, ma non solo con Novara, ma con qualsiasi squadra. L'umiltà, la voglia di buttare in campo tutte le emozioni e tutte le motivazioni che abbiamo dentro, come l'abbiamo fatto con lo Spezia. Questo è lo spirito che bisogna che ci accompagni da qui alla fine del campionato. Ma Gigi si è aggregato già da lunedì con noi, è 4 settimane che è praticamente fermo perché non poteva neanche corricchiare, quindi è già importante averlo nel gruppo, è già importante che si allena con noi, lui non vede l'ora di dare il suo contributo e noi siamo contenti che sia insieme a noi per poterci dare il suo contributo. Gli altri stanno affrettando perché tutti hanno voglia, e questo mi fa piacere, di dare il proprio contributo. Abbiamo un'altra giornata domani per vedere chi potrà essere disponibile anche per un minuto, tra Moculo, Verde e Ardemagni. Lo staff medico, lo staff tecnico sta lavorando in maniera incredibile per dare la possibilità a qualcuno di questi di poter essere disponibile e dare il suo apporto alla squadra. Allora, per quanto riguarda l'esame, credo che bisogna guardare partita dopo partita, non le due partite ma il Novara soprattutto. È un esame per capire se siamo in grado di riproporre lo spirito e la prestazione che abbiamo fatto in casa e anche le altre prestazioni in casa, perché fuori casa abbiamo fatto 3 partite, tra cui Entella, Perugia e Vicenza, di cui 2 siamo andati al di sotto dei nostri livelli. La cosa che mi preme è che ci sia la continuità di spirito, di compattezza e di prestazione fuori casa, indipendentemente se si gioca con Novara o con un'altra squadra. Per quanto riguarda Soumaré,
credo che prima di tutto bisogna ringraziare il presidente, il direttore generale che all'inizio del campionato mi hanno detto misti ci lavori che le darà delle soddisfazioni. Credo che le soddisfazioni se le sta dando il ragazzo soprattutto perché ci ha messo grande voglia, grande disponibilità e oggi sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, quindi aveva ragione il sì, ma questo mi fa piacere, ma perché è un ragazzo che ascolta, un ragazzo che ha voglia di lavorare, ha disponibilità, però chi prima ha creduto in lui è stato il presidente D'Accone, il figlio e il direttore sportivo. Credo che sia difficile che possa giocare Castaldo al primo minuto, perché quattro settimane che è fermo completamente, invece gli altri hanno corricchiato, hanno fatto riatletizzazione, lui è stato proprio fermo, perché per il problema al costato impediva anche di corricchiare, però anche averlo in panchina disponibile per uno spezzone di partita per noi è molto fondamentale. Ciao. Ma ho alternato tutti perché tutti sono utili in questo gruppo e in questo momento bisogna che tutti si sentano partecipi del lavoro che stiamo facendo. Per caratteristiche Asma è quello che ti dà più ritmo, che ti cambia più il passo, che ti è più incisivo magari nella fase di possesso, magari Crecco è più equilibrato. Però credo che tutti e due possono coprire quel ruolo. Vedremo, ancora domani c'è un altro giorno per valutare le situazioni. Bisogna mandare in campo la migliore formazione domani e chi sta meglio. Ma Verde insieme a Moculi e Ardemagni hanno intensificato il loro percorso di recupero. Vediamo domani chi dei tre potrà essere disponibile per la trasferta di Novara. Per quanto riguarda il tridente credo che si cambierà ben poco. Mister, buonasera. No, l'ASIC è a posto, oggi ha fatto tutto l'allenamento con la squadra, ha smaltito la botta alla tibia che aveva rimediato durante la gara. Camarà è un ragazzo che si fa amare da solo, ma da tutta la squadra e anche da me, per la sua solarità, per la sua tranquillità e serenità che dimostra sia in campo che fuori. L'abbraccio, hanno ripreso quell'abbraccio, ma ne do tanti, perché tanti ragazzi hanno bisogno degli abbracci e del sostegno nei momenti buoni e nei momenti meno buoni. Fa parte del mio mestiere. Mi piace quando mi si ritorna quell'abbraccio con la stessa intensità. Mi ha chiamato lui però in quell'occasione. C'è una casualità, se non fosse una casualità e fosse una certezza lo faremo tutti. No, no. Ti volevo chiedere a proposito di Verrocchio, diciamo in un certo senso c'era stata una sorta di bocciatura dopo quella partita di Coppa Italia a Bassano, l'hai rispolverato, è stata la dimostrazione che diciamo, tutti sono davvero utili in questo Avellino. Vista l'assenza dei Girai, adesso la riconferma, ti chiedo, e poi soprattutto questa nuova linea 4, sei stato coraggioso in tal senso anche a schierare Gonzales a destra, soprattutto considerando che lui ci ha spesso riferito che il suo ruolo naturale è quello di centrale, però si è adattato soprattutto nella prima parte della sua carriera al terzino destro. Questo schieramento di Gonzales a destra ti permette anche poi successivamente di cambiare modulo a gara in corso. Allora, per quanto riguarda che tutti sono utili in questa squadra, la dimostrazione che tutti hanno
hanno giocato tra Coppa Italia e campionato, manca solo Migliorini, arriverà anche il suo momento tra non so, tra una, due, tre settimane, quando starà meglio. Quindi le mie scelte sono rivolte al campo e il campo mi ha detto che ognuno può essere utile a questa squadra e sono tutti partecipi al lavoro che fanno in campo. Marco non è stata una bocciatura, si era perso, aveva perso delle certezze per le ha ritrovate. Erano un paio di settimane che stava crescendo, aveva trovato il suo equilibrio, le sue certezze, solo la sua voglia di dimostrare che poteva dare anche lui il suo contributo, e l'ha dimostrato. Per quanto riguarda Gonzales, credo che sia un ragazzo straordinario. Che per la disponibilità che dà da terzino, da difensore centrale, come tutti noi ha commesso degli errori, magari è stato criticato perché ha commesso gli errori, però la disponibilità che danno questi ragazzi, e soprattutto Gonzales, che ricopre terzino, il ruolo da terzino, da terzo difensore centrale, da centrale, una difesa a tre, a sinistra, come ha giocato con Lentella, io devo solo ringraziare questi ragazzi che mi danno questa disponibilità. Poi sta a me trovargli la situazione giusta, la collocazione giusta in base all'avversario, in base al momento, in base al sistema di gioco in questo momento stiamo attuando. Ma è una partita difficile per tanti motivi, perché io conosco l'ambiente, conosco la società, perdere il derby con la Pro Vercelli si fa sentire, vorranno sicuramente, perché poi è una squadra costruita per altre zone della classifica, in questo momento stanno avendo difficoltà come le stiamo avendo anche noi e altre squadre, vorranno riscattare questa prova sicuramente, questo risultato negativo che hanno avuto la settimana scorsa, per noi è un test importante, perché anche noi siamo in emergenza, nelle difficoltà, e abbiamo dimostrato che nelle difficoltà riusciamo a tirare forse qualcosa in più. E ripeto, la partita dove possiamo capire se abbiamo fatto un passo in avanti dal punto di vista dello spirito, dell'equilibrio tattico, che poi si è trovato il sistema di gioco giusto. Sono le partite che lo diranno, non una partita come quella con lo Spezia, importante contro una squadra importante come era lo Spezia, e quelle sono le risposte che voglio vedere. Poi i ragazzi sono, ripeto, concentrati e hanno questo obiettivo in testa. Mi auguro che il responso del campo possa dire questo. Mister, a proposito di sistema di gioco, è innegabile che la gravissima carenza di attaccanti l'ha costretta in qualche modo Oppodorto Collo ad adottare questo sistema, che si è rivelato efficacissimo, perché con questo è riuscito a sistemare un po' tutto le zone del campo, a coprirle a dovere, quindi soprattutto nella fase di non possesso si è visto un ottimo avvertito. Ma quando arriverà, e noi ci auguriamo già da domani mattina, la disponibilità dell'intero parco attaccanti dell'Avellino, vorrà dire che in qualche modo anche nel corso della stessa gara si potrà avere un Avellino camaleontico proprio in base al sistema di gioco. Ci penseremo quando sarà tutta la rosa a disposizione, però è normale che in base al materiale che avremo a disposizione, soprattutto al parco attaccanti, che avremo, cercare di trovare l'equilibrio giusto e la collocazione giusta per rendere al meglio e far sì che si possono ripetere le prestazioni che abbiamo fatto con lo Spezia. Però la cosa che mi preme di più è pensare alla partita col Novara, perché bisogna essere concentrati e determinati, perché è un passaggio importante per noi questo. Ma innanzitutto credo che è ancora presto per dare delle valutazioni, se non prima passeranno 15 il girone d'andata, dare delle valutazioni è ancora prematuro. Però quello che sta dicendo oggi il campionato è che è un campionato equilibrato
ma molto più equilibrato degli altri anni, dove solo il Verona sta dimostrando di avere qualcosa in più rispetto alle altre squadre. Quindi quello che sta dicendo oggi il campionato è che qualsiasi squadra può vincere con chiunque o perdere con chiunque, quindi bisogna le motivazioni, la concentrazione, l'equilibrio in campo, alla fine possono incidere tantissimo alla fine di un risultato. Ma è simili, sono simili. È difficile trovare due sintetici perfettamente uguali, però già che noi siamo abituati a giocarci, ma anche loro saranno abituati a giocarci sul loro campo, sarà un po' diverso rispetto alla partita di Perugia, dove magari vai in un campo dove ha piovuto tanto, tu sei abituato ad allenarti e giocare su un campo sintetico, qualcosa la puoi pagare. Non è una giustificazione, perché la prestazione non dipende dal campo, ma dipende che noi non eravamo quelli che siamo stati con lo Spezia, dove siamo caduti, e quello che ho detto ai ragazzi, bisogna non ricadere più. Siamo stati bravi a rialzarci subito con la prestazione e con il risultato, ma non bisogna cadere più, soprattutto dal punto di vista della prestazione. We'll be right back.